credo che bisogna raccontare loro delle storie credibili, delle storie che sono quelle che abbiamo portato di mano, delle storie come quelle di Rosario Livatino, come quelle di Emanuele Basile, come quella di Paolo Borsellino, di Giovanni Falcone, fare in modo che queste storie, che sono delle storie di vita, diventino non una riga del libro di storia di prima, seconda o terza media, ma diventano storie vive, diventano esperienze che loro possono in qualche modo condividere e possono portare sulla loro pelle. Ancora c'è molto da fare al sud come al nord, soprattutto sono preoccupato che in alcune parti, soprattutto del sud Italia, dove sono state queste storie parte della vita, della cronaca, diciamo, di alcune regioni, ci sia una grave dimenticanza. Così come allo stesso modo nel nord Italia c'è una retorica attorno alle giornate, penso alla giornata del 21 marzo, certo serve, certo è importante, è necessario che ci sia, ma se poi è l'unica giornata in cui si parla, tra l'altro magari in maniera un po' superficiale, di lotta alla mafia, serve a poco. Deve essere un lavoro quotidiano, deve essere fatto tutti i giorni, deve essere trasversale, non deve avere una disciplina che lo fa e l'altra che non lo fa, ma deve fare parte del lavoro, del mestiere di ciascun insegnante. Utilizzerei tutti i mezzi possibili. Oggi loro hanno delle grandi capacità, anche quelle digitali, anche quelle tecnologiche. Possiamo utilizzare dall'intelligenza artificiale al vecchio cartellone che si trasforma, come ho visto in una scuola che ho conosciuto qui, in un gioco dell'oca per conoscere le vittime della mafia. I ragazzi hanno veramente più creatività di noi, basta semplicemente dare loro l'opportunità e il tempo e gli spazi perché possano veramente fare, perché possano veramente creare. Spesso siamo noi adulti che invece imponiamo la nostra idea su cosa devi fare per la giornata della legalità. No, facciamo in modo che siano loro a proporre cosa c'è da fare per la giornata della legalità. Rita Borsellino, la sorella di Paolo Borsellino, che è stata la promotrice, direi, di questo passaggio di testimone. Io sono qui grazie a Rita Borsellino che mi passò il testimone e andava fin nelle scuole dell'infanzia a parlare di Paolo. Dipende come parli ai bambini, anche è parallelo la questione al tema della giornata della memoria del 27 gennaio. Ne ho parlato spesso anche con la senatrice Segre. Dipende proprio dal linguaggio che tu adotti coi bambini. Si può parlare di Paolo, si può parlare di Giovanni, si può parlare di mafia anche con un bambino di 4-5 anni, parlando con il suo linguaggio e utilizzando chiaramente gli strumenti adatti a quell'età.